Benvenuti o bentornati qui su Black & Wire. Io sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da molti anni e qui su questo canale condivido con voi tutorial e consigli sulla tecnica wire e sulla saldatura. Quelli che andremo a realizzare oggi sono orecchini davvero semplici, ma a me piacciono da morire, infatti già li ho indossati. Sono questi orecchini in argento 9,25 fatti con delle pietre turchese. Anche questo video è in collaborazione con DoItYou, il sito dove puoi trovare davvero tantissimo materiale a disposizione per le tue creazioni. Come puoi vedere ci sono diversi tipi di pietre. Quelle che andremo ad utilizzare oggi sono da 6 mm tonde. Ti faccio vedere qua quante ce ne sono a disposizione di questa misura, quindi quante varianti di questi orecchini puoi fare. Non so voi, ma io fatico sempre tanto per scegliere le pietre perché sono sempre indecisa, le vorrei tutte ma soprattutto anche di tutte le dimensioni e di tutte le forme. Oltre a queste fantastiche pietre da 6 mm avremo bisogno anche del filo da 0,7 mm di diametro e da 0,4 mm di diametro, entrambi in argento 9,25, delle monachelle in argento 9,25, pinze piane, tronchesi e pinze tonde e un centimetro per prendere le misure. Troverai tutti i link dei materiali elencati qua sotto nell'info box. Per te che mi segui ho anche un codice sconto affiliato, BlackAndWire35, con il quale puoi ricevere subito il 35% di sconto sul tuo ordine senza un minimo di spesa. Parliamo però delle monachelle prima di iniziare con il tutorial, perché le monachelle sono una parte di minuteria che consiglio sempre di fare da soli, perché appunto utilizzando un filo da 0,9 si possono creare tranquillamente quelle classiche. Anzi, vi lascio qua sopra il video e anche sotto nell'info box dove puoi vedere tre tipi diversi di monachelle, ma così anche come perni, chiusure eccetera. Però in questo caso le monachelle erano davvero bellissime e in più sono molto particolari, non è la classica monachella. Nel caso in cui voi non avete ancora provato a saldare o comunque non vi interessa saldare, fare queste monachelle risulta più o meno impossibile. Oppure anche se siete alle prime armi e non volete iniziare subito dalla minuteria ma volete realizzare un elemento semplice come questo qua dell'orecchino, è un ottimo modo quello di avere a disposizione già la monachella. Detto questo, ti lascio al video tutorial, è adatto veramente a tutti, anche alle persone che stanno iniziando adesso con la tecnica wire. Andiamolo a vedere. Questo è un filo da 0,7 mm e l'ho tagliato a 24 cm. In una delle due estremità vado a creare una solina con l'aiuto delle pinze tonde. E adesso con le pinze piane pizzico il filo in modo da fare un angolo di 90 gradi in questo modo. Questa parte è lunga circa 3 mm. Questa codina in più ci servirà per chiudere gli avvolgimenti del nostro filo. Ora prendo le mie pietre da 6 mm di diametro e ne prendo 7. Ora in maniera molto semplice vado a creare un anellino piegando il filo. E adesso semplicemente faccio un avvolgimento in questo modo, anzi mezzo, perché non lo vado a chiudere ma lo lascio così il filo aperto verso la parte frontale. Adesso prendo il filo da 0,4 mm, ne prendo un metro e inizio ad avvolgerlo semplicemente su questo filo. Faccio degli avvolgimenti molto stretti in questo modo e mi aiuto anche stringendolo con le dita o addirittura con le pinze, perché devono essere molto molto precisi. E proseguo per 10 cm e mezzo. Una volta fatti 10 cm e mezzo di avvolgimenti, vado a tagliare l'estremità che avevo lasciato precedentemente.
sposto gli avvolgimenti tutti verso la lavorazione. E adesso vado semplicemente a creare delle onde tra le pietre, in questo modo. Ogni volta che c'è lo spazio tra le due pietre, passo il filo con gli avvolgimenti. Arrivata alla fine, verifico che non ci sia bisogno di ulteriori avvolgimenti con questo filo più sottile. Lo taglio e faccio l'ultimo avvolgimento in questo modo, semplicemente avvolgendolo intorno all'asola. L'elemento è già finito, in questo caso io vado a aggiungere una monachella, sempre in argento 9,25. E questa mi piace particolarmente perché va a nascondere l'asola, quindi si crea questo disegno che a me piace moltissimo. Questi orecchini mi sono piaciuti fin da subito, diciamo l'elemento principale degli orecchini mi è piaciuto subito, puoi utilizzarlo in tantissimi modi diversi, non deve essere per forza un orecchino, può essere anche una collana, oppure può essere utilizzato come un ciondolo per bracciali o più ciondoli con diverse pietre, quindi diversi colori. Stessa cosa anche per le collane, soprattutto se ne porti più di una. Come hai visto la lavorazione è molto semplice, però a me è piaciuta tantissimo, mi sono divertita a farla. Fammi sapere se anche tu rifarei questo elemento e taggami su Instagram perché sono sempre curiosa di vedere le vostre creazioni. Se questo video ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti al canale per non perderti i prossimi tutorial. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!